Un saluto a tutti da Pierluigi Pardo e Stefano Nava e grazie per aver scelto anche oggi di restare in nostra compagnia per questo match. Un saluto e un grazie anche da parte mia, Pier. Gran pallone di Cristiano, la mette in mezzo e ci arriva e salva la porta. Incredibile, avevo già gridato il gol. Oh, l'avevo vista dentro, mamma mia, ha compiuto un vero... Palla profonda di Di Maria. Tutto fermo, c'è il fuorigioco di Mbappé. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Prova a salire ancora lateralmente il Paris Saint-Germain. Ecco Dani Alves. Occhio al traversone. Marquinhos! Pronti via, ed è già arrivato il primo gol del match, grande partenza. Hanno scelto di attaccare sin dall'inizio per provare a sorprendere la formazione avversaria, un approccio che sembra aver funzionato. L'ha messa dentro con un colpo di testa potente e preciso, esecuzione perfetta da parte di questo giocatore. E in una situazione del genere non poteva sbagliare. Si riparte con il Paris Saint-Germain avanti nel punteggio. Occhio a Pjanic. Da lì può andare col cross. Occhio al traversone. Colpo di testa che sembrava già dentro. Intervento di puro istinto del portiere. Parata da... Può far male da lì. Palla respinta dal difensore. La toccata per ultima del difensore. E dunque calcio all'angolo. Sceglie l'appoggio. Buona la lettura del difensore su un brutto passaggio. Dybala. João Cancelo. Tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. Puntuale qui il difensore nel recupero. Viene chiuso. Pareggio solo sfiorato, merito del portiere che ha sfoderato una parata d'applausi sulla conclusione di poco fa. Passaggio intercettato. In verticale su Douglas Costa. Pallone interessante per Douglas Costa. Tutto fermo, si era liberato bene, ma sale alta la bandierina del guardaline. Ha fermato un'azione spettacolare. Marquinhos. Marco Verratti. Angel Di Maria. Dybala. Pallone interessante di Dybala. Cristiano. Grande recupero. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Pallone in gioco, attenzione. Portiere protagonista qualche istante fa di una parata meravigliosa. Deve spingerla dentro adesso. Il portiere in presa sicura. Mbappé. Dybala. Palla girata sulla corsia. Prova ad aprire verso il compagno. Pjanic. Ha l'occasione per riaprire il match. Cosa ha sbagliato Stefano? Si starà mangiando le mani, visto che poteva essere il gol del pari. Ha avuto la palla buona, ma non ha saputo sfruttarla. Verratti. Cavani. Mbappé. Guadagna metri verso l'area. È in posizione da cross. Di Maria. Il pallone è uscito. Si riparte con una rimessa dal fondo. Ronaldo. Matuidi. Attenzione a CR7. Palla spazzata via. Interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Bernardeschi. Dybala. Si ripartirà col calcio in angolo per la Juve. Calcio d'angolo corto. Marquinhos. Marco Verratti. Neymar.
numero di Neymar. Occhio a Bernat. Provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. La mette bene dentro Neymar. Bernardeschi. Pjanic. In verticale su Douglas Costa. Mbappé. Occhio all'avanzata del Paris Saint-Germain lateralmente. Non è solo. Può colpire da lì. Corner dunque per l'ultimo tocco di un difensore. Palla toccata corta. Riescono a recuperare il possesso. Gran giocata di Pjanic. Servito bene Dybala. Ronaldo. C'è arrivato il portiere evitando un gol sicuro. Splendida parata in tuffo. Portiere chiamato in causa pochi istanti fa. Dybala. Una parata incredibile. Marquinhos. Marco Verratti. Mbappé. Cavani. Lancio lungo per Mbappé. C'è la prateria per andare. Contrasto eccezionale. Matuidi. Occhio a Pjanic. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes. Matuidi. Bernardeschi. Tocco impreciso, pallone recuperato. C'è il pressing. Di Maria. Cristiano Ronaldo. E il pallone se ne va via. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi per il momento. 1-0 dopo i primi 45. Una buona prima frazione di gioco che l'ho visto protagonista. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Pronti per la ripresa con il Paris Saint-Germain, fin qui avanti. Angel Di Maria. Fallo, sarà punizione per il Paris Saint-Germain. C'è il tocco corto. Occhio a Bernat. Cavani. Prova ad aprire verso il compagno. Sventa qui la minaccia. Bernardeschi. João Cancelo. Dybala. Pallone che è uscito, rimessa per il Paris Saint-Germain. Angel Di Maria. Marquinhos. Mbappé. Edinson Cavani. La gioca profondo su Di Maria. Lottin, occhio al tiro, vantaggio che comincia a farsi importante, 2 gol da recuperare ora per gli avversari, è ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri, impresa non facile per quanto si è visto finora. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Bravi qui a bloccare tutto. Marquinhos. Di Maria. Ottimi i suoi passaggi oggi. Occhio a Verratti. Occhio a Bernat. Recuperano il pallone. Paolo Dybala. Pjanic. Palla lunga verso Ronaldo.
Gioco fermo, tutto fermo, è arrivata la segnalazione dell'assistente, posizione di offside. E non si può nemmeno parlare di gol annullato, visto che l'arbitro aveva già fischiato prima che l'azione proseguisse in rete. Dani Alves, Di Maria. Ha saltato l'avversario con un numero. Numero veramente di alta classe. Mbappé. Alessandro. Pjanic. Pallone profondo, pericoloso. Possono dunque ripartire. Marco Verratti. Passaggio impreciso, pallone intercettato. Bernat. Pjanic. Douglas Costa. João Cancelo. Prova a lanciare Di Maria. Palla lunga per Di Maria. Tutto fermo, c'è Di Maria in offside. Cambio dunque nel Paris Saint-Germain. E Dani Alves a uscire, sostituito da Meunier. Terzino destro, rapido, dotato di buona tecnica, bravo negli inserimenti senza palla. Palla lunga per Di Maria. Palla profonda di Di Maria. Lottin pulisce la tre quarti evitando guai peggiori. Verratti. Sbaglia il tocco Verratti. Possibilità di contropiede. Palla verticale di Matuidi. Parte il tiro. Poteva scegliere forse una soluzione migliore. In questo caso difficile che possano sperare di rimontare lo svantaggio affidandosi alle conclusioni dalla distanza. Ha provato a pescare il jolly, eh? Gli è andata male. Anche se la palla è terminata fuori non di molto. Bel passaggio. Marco Verratti. Angel Di Maria. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Prova a salire ancora lateralmente il Paris Saint-Germain. Se l'è bevuto. Pericolo, palla in gioco. Chiedo a Matteo Barzaghi a bordo campo quanti minuti ci separano dal triplice fischio. Si giocherà per altri 15 minuti prima del 90esimo. D'accordo, grazie intanto a Matteo Barzaghi. Punizione da una mattonella molto interessante. Posizione favorevole per la conclusione diretta di Dybala. Vediamo cosa uscirà fuori. Dybala! E gli nega il gol. Oggi con lui in porta non si passa. Palla deviata, sarà calcio d'angolo per la Juve. Occhio al cross di Cristiano Ronaldo. Palla che finisce dentro dopo aver baciato la traversa. Possiamo rivedere il gol da questo replay. Decisiva la deviazione della traversa. Non troppo fortunato quel portiere, vero? Non ci sarebbe comunque arrivato. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Pallone intercettato senza problemi. Pubblico di casa che prova a trascinare la propria squadra che è sotto di un gol, quantomeno verso il pari. Sarebbe un risultato prezioso per come si è messa la partita, visto quanto manca da giocare. Pjanic. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Edinson Cavani. Hanno spazio per andare in contropiede. Possesso ancora. Buono il tocco di Neymar. Un colpo alla biliardo, il pallone in rete. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Matuidi. Angel Di Maria. Marco Verratti. Ancora 300 secondi alla fine della gara. Neymar. Prova a spingere Neymar lateralmente. Neymar! Pallone che è uscito, calcio d'angolo Paris Saint-Germain. Palla toccata corta. Occhio al centro.
Paredes può far partire in grosso. Palla buona per Mbappé. Deviazione fondamentale del difensore che salva la porta. Ah beh, questo è quasi un gol. Ha impedito una rete sicura all'attaccante, era già pronto a esultare. Dybala, pallone interessante di Dybala. Cristiano Ronaldo, e il pallone entra ed è gol. È un gol che difficilmente può riaprire il match, ma è comunque un segnale di atteggiamento positivo da parte della squadra. La partita agli sgoccioli, Pier, ma sai, nel calcio non è mai detta l'ultima parola. Stiamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3-2. Edinson Cavani, number 7, Mbappé, Ronaldo, Angel Di Maria. Attacca il Paris Saint-Germain. La traiettoria verso il centro. Pallone fatto. Pallone buono per Neymar. Il collaboratore ha alzato la bandierina per segnalare la posizione di offside. Rete annullata tra le proteste. Finisce qui, dunque. È la prima gara della stagione fra questi rivali, potrebbero essercene ovviamente altre in futuro.
primo possesso di questo Napoli-Juve, grande attesa per capire come andrà a finire. Difficile fare pronostici, Piero, in questi casi quello che conta è scendere in campo concentrati, con la mentalità giusta. Vediamo la formazione di partenza della Juve. 4-5-1 per loro oggi, che all'occorrenza potrebbe diventare un offensivo 4-3-3. Il tecnico punta molto sull'apporto dei due esterni, sia nella fase di non possesso, sia sul ribaltamento. Ronaldo! E arriva la firma di CR7! Non penso fosse possibile calciare con più violenza, ma conclusione imparabile. Entrata sul lato sinistro da poco la serie. Risultato che vede ora in vantaggio la Juve, gara che potrebbe adesso essere in discesa per i bianconeri. Callejon. Malquit. Albiol. Cambia di fronte l'attacco con questo lancio che taglia tutto il campo. Insigne. Douglas Costa. Cristiano Ronaldo. Allan. Bravo Pjanic a recuperare. João Cancelo. Paulo Dybala. Alexandre. Dybala. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla. Allan. Puntuale qui il difensore nel recupero. Dybala. Pjanic. Callejon. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone.
L'arbitro sta per dare il via alle ostilità. Con me a raccontare il match di oggi c'è Stefano Nava. È tutto pronto, Pier. Speriamo che sia una gran bella partita. Vedremo se riusciranno a ripetere la prestazione offerta nell'ultimo match. Vediamo la formazione di partenza della Juve. Tecnico che ha scelto un 4-5-1 però trazione anteriore. Probabile che i due esterni di centrocampo saliranno per dare una mano all'unica punta in fase di possesso palla, andando a formare un 4-3-3. Vediamo la formazione iniziale del... Prova da lontano. Conclusione potente. E basta, mira sballata e pallone che si è perso sul fondo. La sua parziale giustificazione, va detto che era molto distante dalla porta, non ci ha fatto comunque un figurone, ecco. Malquit prova a salire lateralmente il Napoli. Niente da fare, il difensore recupera. Pjanic. Douglas Costa. Cristiano Ronaldo. Paolo Dybala. Cercano il buco della difesa avversaria. Nessun problema con l'uscita del portiere. Apre il gioco. Zielinski. Perde palla. Ronaldo. Gran palla lunga di Cristiano Ronaldo. Palla gol per Douglas Costa, portiere che evita il gol con un grande intervento. Davvero una parata d'applausi, non era facile da lì. Potevano già sbloccare il risultato, attento però al portiere che se l'è cavata alla grande. Allan, Malquit, Callejon. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Si rinnova il duello a distanza fra Napoli e Juve che ha caratterizzato le ultime stagioni in chiave scudetto. Una rivalità che ha saputo regalarci momenti indimenticabili con gol d'antologia ed emozioni ancora vive nella testa dei tifosi azzurri e bianconeri e degli amanti del calcio in generale. Spettacolo assicurato quando scendono in campo queste due squadre. Vedremo se la sfida di oggi confermerà questo trend. Dybala, Cuadrado. João Cancelo. Attenzione a CR7, ottima qui la giocata. Pericolo, palla in gioco. Che occasione sprecata da Dybala. Big match tra Napoli e Juve che resta inchiodato sullo 0-0. Azzurri che hanno avuto la palla per portarsi in vantaggio ma l'hanno sprecata malamente. Cuadrado, palla interessante per Dybala. 1-0 dunque, raccolgono i frutti del proprio dominio. Hanno sfruttato al meglio il maggior possesso palla, capitalizzando una delle tante occasioni create. Splendido questo colpo di testa, Stefano. Sì, ha impattato alla perfezione, non ha lasciato scampo al portiere. Juve avanti dunque, e i tifosi bianconeri che esultano in tribuna. Callejon. Malquit. Tocco orizzontale. Milik prova a andare, il portiere in presa sicura. Douglas Costa, perdono il pallone. Paolo Dybala, Matuidi. Palla lunga per Cristiano Ronaldo. Palla ancora in gioco, ha spazio per tirare. C'era solo la potenza in questo tiro, mira completamente sballata. Ci ha provato, dai. Capita di sbagliare, la colpita però non era male. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Palla che rotola via dopo un buon intervento. Douglas Costa, partono in contropiede. Sale Cuadrado,
Occhio qui alla ripartenza. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Fabiani. Recuperano il pallone. Pjanic. Gran giocata di Pjanic. Pallone interessante per Douglas Costa. Si porta la più due con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Callejon. Lorenzo Insigne. Fabian. Zielinski. Prova ad aprire verso il compagno. Continuano a girare palla cercando il momento giusto. È stato fermato dal difensore. Fabian. Zielinski. Grande intervento per liberare l'area. Koulibaly. Malcuit. La legge bene, intercetta il pallone, non era difficile. Juve che ha messo la freccia in questo primo tempo. Vedremo se il margine di vantaggio sarà sufficiente per garantire la vittoria ai bianconeri. Dipenderà molto dalla reazione del Napoli, dei minuti che restano da giocare, che sono tanti, a cominciare da questo scampolo di primo tempo. Milik. Fabian. Milik. Callejon. Bene qui gioca Cancelo. Possibilità di contropiede. La giocata profonda per Cristiano Ronaldo. Tocco verticale per Cristiano. C'è il fuorigioco in offside, Cristiano Ronaldo. Premia la corsa sulla fascia. Puntuale qui il difensore nel recupero. C'è spazio davanti a sé. Ci riprova. Fantastico riflesso del portiere sull'attaccante. Ha dimostrato senso della posizione, i riflessi fuori dal comune. C'è il tocco corto. Cerca il pallone profondo. Rete della Juve. Ha fatto benissimo Stefano a salire. È vero, si è fatto trovare pronto e non ha sbagliato. Sembrano ormai avere la situazione sotto controllo. Callejon. Prova a salire lateralmente il Napoli. Malcuit. Allan. Pallone interessante di Dybala. C'è l'imbucata per Cristiano. C'è il tiro di Ronaldo. Attenzione, la palla è lì. Gioco fermo, calcio di rigore per la Juve. È arrivato il cartellino giallo, dunque. Come voleva si dimostrare Pierluigi. Intervento scomposto questo, chiaramente falloso. Il replay, come vedete, evidenzia l'intervento falloso in scivolata. Deve frenare la sua irruenza. Non è sbagliato, freddissimo qui. È una trasformazione impeccabile, palla che finisce in rete. I rigori sono sempre una sfida di nervi tra chi calcia e il portiere. E stavolta ha vinto lui. È un gol che mette il punto esclamativo alla loro partita e aumenta il vantaggio. Lorenzo Insigne prova a salire lateralmente il Napoli. Allan. Callejon. Palla sul primo palo. Portiere sulla traiettoria, nessun problema. ...180 secondi, questa è l'entità del recupero. Tradotto Pierre, altri 3 minuti al termine. Fabian.
Allen. Pallone profondo, pericoloso. Ottimo pallone filtrante. Gol solo sfiorato qui, da apprezzare il gesto tecnico, conclusione potente ma leggermente imprecisa. Mamma mia, stava per segnare una rete fantastica. Palla che è uscita non di molto. Cuadrado. João Cancelo. Finisce il primo tempo, squadra negli spogliatori. Stefano, ti chiedo una valutazione sulla prova di Dybala in questo primo tempo. Ha dato un contributo importante alla causa con questa doppietta, sembra in stato di grazia e può farne altri. Inizia la ripresa, vedremo se sarà a senso unico come primo tempo. Fabian. Allen. Continuano a girare palla cercando il momento giusto. C'è l'intervento dell'arbitro che segna il calcio di punizione alla Juve. João Cancelo. Spezzato bene qui il gioco avversario, hanno recuperato palla nella zona mediana del campo. Paulo Dybala. Pjanic. Dybala. Matuidi. Punta l'area. Cuadrado. Matuidi. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Callejon. La verticalizzazione di Callejon. Pericolo, ecco il tiro. Hanno accorciato le distanze con questo gol e cercano la rimonta perfetta. E chi può dirlo? Di certo dimostrano di essere ancora in partita, almeno a livello mentale. Ed è già qualcosa. Non sono certo mancati i gol oggi. Punteggio sul 4-1. Matuidi. Cristiano. Prova CR7, occhio al tiro. Ultimo tocco del difensore, si ripartirà col corner. Occhio al cross di Dybala. Spazzano senza problemi. Ripartono in campo aperto. Mario Rui. Fabian. Zielinski cerca il lancio lungo a scavalcare la difesa. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Un altro ottimo tocco. Ci sono metri per i giocatori della Juve qui. Può metterla in area. Ha provato a piazzarla, non la scelta migliore, onestamente. Ha dosato male la potenza, Pier. Palla che si è persa sul fondo, sia pure di poco. Fabian. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Salta il difensore. Puntuale qui il difensore nel recupero. Ha scelto il male minore concedendo il corner. Palla toccata corta. Palla interessante per Dybala. Più che di parata del portiere, qui parlerei di occasione sprecata dall'attaccante. Assolutamente sì, Pier, una palla gol gettata al vento. Mario Rui. Fabian.
Ottimi i suoi passaggi oggi. Attenzione a CR7. Matuidi. Attenzione a Dybala. Numero di Dybala. Occhio a Pjanic. Douglas Costa. Ecco Alexandro. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Possibilità di contropiede. Prova a salire lateralmente il Napoli. Quadrado. Si aprono spazi invitanti. Dybala. Tocco per Pjanic. Attento a qui il portiere che dice di no. È tutto pronto per la battuta di questo calcio d'angolo. Occhio al cross di Pjanic. Ha sfiorato un gran gol qui, pallone che non è passato troppo distante dalla traversa. Conclusione a cui è mancato solo un pizzico di fortuna per insaccarsi, sarebbe stato un gol da favola. Douglas Costa. Palla vagante adesso. Pjanic. João Cancelo. Ha intercettato bene il passaggio, non ci voleva molto. Malquit. Milik. Alexandro. Andiamo a bordo campo, Matteo. Quanto c'è ancora da giocare? Sul cronometro, Pier, mancano ancora 15 minuti al 90esimo. Bene, Matteo, per ora può bastare. Grazie, ovviamente. Richiamaci se ci saranno novità. Buon possesso palla, cercando spazi. Sventa qui la minaccia. Zielinski. Insigne. Fabiani. Punta l'area. Può crossare. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Matteo, quanto manca ancora al fischio finale? Sono trascorsi 80 minuti, ne restano altri 10 da giocare. Ottimo lavoro, Matteo, come sempre, grazie. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Matuidi. Palla verticale di Matuidi. Quadrado. Occhio a Cristiano. Ha trovato un bellissimo gol di testa qui. La girata in maniera perfetta, ha trovato un gran gol. Questo è un giocatore che va marcato con estrema attenzione. Pericolosissimo nel gioco aereo. Ne ha preso un altro. Questa non è certamente la sua giornata migliore. Ovviamente il ruolo del portiere è delicato. Grande responsabilità. Gara che sta per finire. A quanto pare c'è una distanza insormontabile. C'era pressing. Ha sbagliato il controllo. Ha perso il pallone. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Palla schizza via dopo il contrasto. Può girarla. Conquistano un buon pallone al centrocampo. Spazio per il cross. Alexandro. Pjanic. Matuidi. Pjanic. Conquistano una buona punizione, distanza favorevole. Potenziale occasione da rete, sulla palla uno specialista come Miralem Pjanic. Pjanic!
ci è arrivato il portiere evitando un gol sicuro. Splendida parata in tuffo. La spinta dei tifosi è incessante, i giocatori vogliono la vittoria a ogni costo e se continuano così penso che riusciranno a raggiungerla. Se la meritano, stanno giocando meglio dei loro avversari. Allan, perdono il possesso del pallone. C'è la segnalazione, saranno 3 i minuti di recupero come mostra la lavagna. E secondo gli allenatori, Pier, ci possono stare questi 3 minuti. Allontanano il pericolo. Matuidi, Dybala. Matuidi, João Cancelo. Continuano nel possesso palla quasi. E c'è il tiro. Palla che finisce sul palo, pericolo. Attenzione, rete! Una giornata che non dimenticherà. È arrivata la tripletta. Palla che è carambolata sul palo prima di finire in rete. Colpo da vigliato dell'attaccante con palla in buca d'angolo. È una distanza profondissima quella che separa le due squadre. Finisce qui, vittoria per la Juve. Stefano, vorrei un giudizio sulla prova di Dybala. Ha fatto la differenza in campo mettendo a segno una straordinaria tripletta. Si porta a casa il pallone della partita, Pier. Big match tra Napoli